Benvenuti in questo spazio di intrattenimento. Io sono Marika Mannino. Questo è un video talk in cui ospitiamo degli artisti, dei grandi artisti e insomma vi diamo la possibilità di condividere con noi questi momenti di conversazione. Quest'oggi abbiamo con noi un grande artista, un artista a 360 gradi, perché oltre a essere un grande cantautore che ha vinto anche due festival di Sanremo, è anche scrittore, conduttore televisivo, radiofonico, nonché presidente della Nazionale Cantanti. Quindi oggi ho il grande onore di avere virtualmente qui con me, Enrico Ruggeri. Ciao Ciao a Enrico. tutti, ciao Marica, ciao a tutti voi. Benvenuto e intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Un piacere. Allora, tu sei qui per un motivo specifico, perché qualche giorno fa è uscito il tuo ultimo singolo che si chiama L'America, canzone per Chico Forti, e questo tuo progetto, questo tuo lavoro denota ancora una volta la grande sensibilità che mostri, nonché l'urgenza di raccontare delle storie che purtroppo non sono sempre alla ribalta della cronaca nazionale. Come hai avuto questo senso di urgenza per questa storia? Come è nato? Ma sai, è difficile dire come nasce una canzone. C'è un tema che ti gira per la testa e a un certo punto, misteriosamente, non so, ti metti davanti al pianoforte con un foglio bianco e succedono delle cose. Io conosco da sempre la storia di Chico Forti e mi ha sempre impressionato pensare a quest'uomo che vive due vite, perché ha una prima vita di grande successo, è un campione di windsurf, produttore televisivo, Miami, insomma, è uno che sta bene, si diverte, che fa delle belle cose, poi si trova invischiato in una storia assurda di incuria, di leggi mal interpretate, di approssimazione e anche un po' di razzismo nei confronti degli italiani e di colpo tutto cambia e si trova in carcere, palesemente innocente, tanto è vero che in America gli dicono se tu ammetti di essere colpevole ti diamo la grazia, che come dire non devi dire che noi abbiamo sbagliato e lui dice di no, si rifiuta. Quindi insomma una storia incredibile della quale si è parlato poco, è nata questa canzone. Io in questo periodo sono in studio a fare un po' di musica, anche perché non è che c'è molto da fare in giro, quindi mi trovo con i musicisti e facciamo un po' di pezzi. E quindi era nata questa canzone, l'ho fatta sentire a Gianni Forti, che è lo zio di Chico Forti, l'uomo che da 20 anni si occupa, si è preso a cuore, insomma, questa tragedia. Lui a sua volta mi ha presentato Massimo Chiodelli, che è uno dei più grandi fumettisti italiani, che ha scritto un libro a fumetti su Chico Forti. Quindi Chiodelli mi presenta un regista svedese che si chiama Thomas Salme, che aveva fatto a sua volta un documentario sulla vicenda. E quindi insomma nasce questo video, nasce l'idea di pubblicare il pezzo e di dire la mia. Senti, ma Bob Dylan c'entra qualche cosa? Stavo arrivando lì. Stavo arrivando lì, d'altra parte stavo dicendo, non sono il primo perché ci fu un caso una quarantina d'anni fa, Harry Kane, il pugile condannato ingiustamente, e tutto si mosse proprio grazie alla canzone di Bob Dylan. Sì, quindi insomma assolutamente hai seguito delle orme abbastanza importanti. Ma in questo brano tu parli sostanzialmente delle contraddizioni di questa nazione che noi vediamo come una potenza democratica, una nazione dove tutti hanno delle opportunità. Ma tu ne parli in maniera, cioè mostrando quelle che sono le contraddizioni e utilizzando una potente metafora, cioè parli dell'America come un aereo che passa lasciando cadere qualcuno e portando qualcuno più su. Sì, l'America è un posto di grandi contraddizioni, perché è vero, il sogno americano, c'è una possibilità per tutti, però è una società molto spietata. È un posto dove tu conosci qualcuno e questa è la terza domanda che ti fa è quanto guadagni. Da noi è offensivo, ma non si fa, è una Sì, cosa è che vero. chiede a uno quanto guadagna. Se ci conosciamo, ti dico che mestiere fa, aperti.
queste cose qua. Lì ti, che mestiere fai? Sì, ma quanto guadagni al mare? È uno stato, insomma, è una nazione che applica la pena di morte, è la nazione in assoluto che ha sganciato più bombe e che ha fatto più guerre negli ultimi 50 anni, per cui insomma è un posto, è un popolo decisamente particolare. Sì, assolutamente. E senti, ritornando al tuo video di cui insomma parlavi prima, come ti è venuta l'idea, visto che so che sei stato insomma tu a collaborare, diciamo, alla realizzazione del video insieme anche allo zio di Chico Forti, come ti è venuta l'idea di questa sala cinematografica vuota con queste immagini proiettate? Quella credo sia stata un'idea di Thomas, del regista. C'era l'idea che io guardassi quello che succede e poi scrivessi. Però sai, quando c'è un gruppo di lavoro che funziona, poi alla fine non ti ricordi bene di chi è stata. Ognuno dice qualcosa e poi viene a galla quello che c'è da fare. È vero, diciamo che nel gruppo poi una volta che le idee nascono poi non si sa più da che cosa è nato, è qualcosa che nasce con il gruppo. Esatto. Ma veniamo invece ad un altro tuo lavoro, che è l'ultimo romanzo che è uscito a novembre del 2020, che appunto si chiama Un gioco da ragazzi, che io tra l'altro ho iniziato anche a leggere, guarda, sono arrivata a pagina 60, ma l'ho iniziato due sere fa e devo dire che queste 60 pagine le ho lette già in una sera prima di andare a dormire, quindi è molto avvincente. Appunto, Un gioco da ragazzi, edito da La Nave di Teseo, tu ne parli come il tuo lavoro editoriale più importante, che ti ha preso più tempo, proprio il tuo romanzo. Sì, beh, intanto ti devo dire che le prime 60 pagine, 50-60 pagine sono le più difficili, perché sono quelle nelle quali inquadro i personaggi, dopo diventa, se già ti piace così vedrai. Ma io l'ho trovato molto scorrevole, perché diciamo è uno stile diretto, pragmatico, con delle frasi molto brevi e quindi e poi la storia è avvincente già dalla prima pagina. Comunque ma sì, è il romanzo, è il romanzo, perché insomma ci pensavo da tempo, avevo già scritto la sinossi, ho pensato ci metterò 3-4 anni per farlo, perché bisogna farlo molto con calma, insomma è un libro nel quale cammini sulle uova, devi stare attento, fare, rifare. Poi è arrivato il lockdown e quindi così come, insomma, Silvio Pellico in galera ha scritto Le mie prigioni, Gramsci ha scritto Le lettere dal carcere, noi poco eravamo nella stessa situazione, quindi io insomma avevo un po' di ore da spendere, quindi mi sono messo lì 5-6 ore al giorno, che in una giornata normale sono tantissime. Se sei chiuso in casa un po' dormi, io ho la fortuna di avere in casa la palestra, quindi un'ora di palestra poi non ce la fai più, e il resto del tempo l'ho passato in gran parte a scrivere questo libro. E quindi diciamo lo hai finito prima del previsto, allora? Sì, beh, con 3 anni di anticipo, perché tre mesi nei quali non c'era la possibilità di fare nulla. Quindi non tutti i lockdown vengono per nuocere, possiamo dire. Io caldi, tragicità. Però, tra l'altro, Tra l'altro, dicevo, il 2020 per te è stato comunque un anno molto prolifico, perché tra le trasmissioni in TV, tra la canzone che hai realizzato insieme a Massimo Biggi e poi comunque quest'estate so che hai fatto comunque dei concerti. Anche se i concerti siamo riusciti a farli in posti particolari, non so, a Courmayeur a 3000 metri, oppure alla Cascata delle Marmore, cioè in luoghi storici, ovviamente con tutti i distanziamenti, le mascherine e quant'altro, però un po' sono riuscito a suonare. Poi sì, c'è stata la mia etichetta discografica, ha pubblicato 2 album, due cose strane, perché uno era un album di Silvio Capeccia, che era il pianista dei Decibel, che è un album di solo pianoforte, dove lui al pianoforte suona le canzoni dei Decibel, delle sonate per pianoforte tratte dai pezzi dei Decibel. E poi c'è stato Massimo Biggi, che è un'altra stranezza, perché in un momento nel quale le case discografiche sono alla ricerca di un trapper 17enne, io pubblico l'album di esordio
di un cantautore di 62 anni, un album bellissimo, posso dirlo, perché io insomma c'entro poco, è veramente un album di grande qualità. E poi, come dicevi tu, prima c'era stata una storia da cantare, una grande sfida, portare il racconto, perché io non sono un presentatore, non sono quello che arriva e dice buonasera signori, ecco a voi Tizio e Caio. Io racconto delle storie e quindi portare tanto i cantautori, Fabrizio De Andrea al sabato sera di Rai 1, portare un modo nuovo di fare televisione è stata una bella soddisfazione. Assolutamente, diciamo che avete adottato un format e anche un linguaggio televisivo, possiamo dire audace per la TV pubblica, per una prima serata per la TV pubblica, e questo diciamo è notevole, si porta la buona musica, la musica di grandi artisti che hanno fatto la storia della musica italiana, e senza contare che appunto il format è nuovo, con un linguaggio diverso rispetto a quelli che sono diciamo gli show, no? Sì, e poi una produzione interna Rai, in un periodo nel quale si dice il cachet di quello, i soldi pubblici. Io ho fatto guadagnare e risparmiare la Rai, perché era una produzione interna, peraltro fatta a Napoli, in una sede dove si lavora poco, e quindi insomma ho fatto, come dire, un bel servizio alla comunità. Bene, bene, questo speriamo insomma che questi progetti possano prendere piede, che si possano sviluppare, che tu possa essere impegnato anche in queste cose. Che cosa ti è rimasto di più positivo di questa esperienza televisiva? Beh, il fatto di trovare dentro di me delle potenzialità, perché poi tu fai una cosa, ma ovviamente non sei certo. Non sei certo di essere all'altezza. Una cosa è condurre, non so, io avevo già condotto parecchi programmi su Italia 1, il Bivio e altre cose, Mistero, sì. Però questa volta era la prima serata del sabato su Rai 1 e quindi era tutto nuovo per me. È stata un'esperienza molto molto bella, divertente e utile. Non è allora così difficile veicolare dei contenuti di qualità in prima serata, come spesso si dice, no? Ma secondo me dipende da come le racconti le storie. Sì. Se riesci a non rendere noiosa la cultura, perché il problema è sempre questo, cioè da una parte viene considerata la cultura come qualcosa di noioso, di polveroso, oppure il divertimento che deve essere una cosa idiota. Ecco, secondo me c'è una via di mezzo, c'è una terza via, che è quella di parlare di cose serie cercando di affascinare, di divertire la gente. Senti, ma ritornando un attimo al tuo romanzo, io nelle prime pagine ho letto qualcosa relativamente al destino, cioè tu parli del destino come qualcosa in cui sembra che diciamo i protagonisti del romanzo quasi ci credano al destino, perché c'è questa coppia che si incontra poi dopo tanto tempo, quasi come se si attendessero, no? Ma tu ci credi nel destino? Ma alla fine che tu ci creda o no, e il discorso è che manca la controprova, cioè le cose come devono andare. Quindi il bello e il brutto della vita è che tu non saprai mai quella volta che uno dice esco alle 9, poi no, esco alle 8:30 e in quella mezz'ora trova la persona della sua vita. Oppure la sera che ti chiedono di uscire, tu non c'hai voglia, poi all'ultimo momento esci e ti risposi. Sì, fa. Ognuno di noi può raccontare su se stesso o sui suoi amici, sulle persone che conosce, centinaia di episodi del genere. E quindi sì, è vero. Non sappiamo se le cose dovevano andare così o più semplicemente sono andate così. Di fatto non ci è dato il modo di tornare indietro e invece che alle 8:30 uscire alle 9 e vedere cosa sarebbe successo. Senti, ma visto che in genere uno scrittore scrive ciò che sa, in qualche modo ciò che, non dico che ha vissuto direttamente, ma che conosce, che cosa c'è di tuo in questo romanzo, della tua esperienza? Hai centrato il problema. La prima nota per uno scrittore è scrivi di cose che conosci bene. E quindi io chiaramente ho vissuto quella realtà, ho vissuto quel mondo,
ero nei licei milanesi negli anni 70, nel mio liceo c'erano parecchie persone che sono finite nelle Brigate Rosse, parecchie persone che sono morte di AIDS o di overdose, perché negli anni 70 arrivò anche proprio in maniera industriale l'eroina a Milano e poi tutta Italia. E io mi sono salvato grazie alla musica, perché quando c'era qualcosa che non mi piaceva con i miei amici andavo in cantina a suonare. Però per tornare alla tua domanda, è chiaro che di me nel libro c'è molto da questo punto di vista, è tutto un mondo che conosco molto bene. Poi qualcuno ha detto che, adesso quando andrai avanti a leggere il libro ti renderai conto di quello che sto dicendo, qualcuno ha detto che il personaggio che mi assomiglia di più è Aurora. Aurora è la terza sorella di questi, sì, di Mario e Vincenzo, è quella che tiene un po', cerca di tenere insieme i cocci della famiglia, ed è quella che alla fine lavorerà nella musica, quindi riesce a fare della sua passione il suo lavoro, e quindi si salva grazie alla musica. Quindi probabilmente, ecco, l'analogia maggiore è con questo personaggio, che non è un personaggio minore, è il terzo in ordine di importanza, la terza, diciamo, sorella, la minore della famiglia, sì, che però a pagina 60 non è ancora nata. No, è già nata, era piccolina. Senti, invece la tua canzone, il tuo grande successo, Il mare d'inverno, quello che hai affidato all'inizio degli anni Ottanta a Loredana Bertè, è finito su dei testi scolastici per ragazzi, insomma nelle sezioni di antologia, poesia, per fare l'analisi e la comprensione del testo. Io credo che questo sia, insomma, un grande riconoscimento, ma soprattutto anche un modo per farsi conoscere dalle nuove generazioni, no? Sì, intanto non ti sfugge niente proprio. Sì, è vero. È chiaro che è una soddisfazione, insomma, perché entrare in un'antologia dove magari 40 pagine prima stavano studiando Carducci è una grande soddisfazione. Speriamo che i ragazzi la prendano bene, perché c'è un risvolto della faccenda, che è quella che magari poi ti interrogano sul mare d'inverno. Allora, se io penso, quando ero studente io, non so, il Manzoni e Dante erano l'ostacolo tra me e gli amici, tra me e il pallone, tra me e il pomeriggio, e quindi erano mi pesavano. Cioè io in realtà la Divina Commedia o I Promessi Sposi li ho riletti scoprendo che sono due capolavori a 20 anni, perché quando li dovevo studiare erano pesanti. Quindi speriamo, ecco, che non ci sia un ragazzo. Beh, però voglio dire, per tutti Manzoni e Dante sono stati un po' dei mattoni. Non vorrei che qualche studente dica: puoi uscire? No, guarda, lascia stare che devo studiare Ruggeri, non me ne parlare, due palle. Però diciamo, io immagino che per i ragazzi un Bukowski o un Oscar Wilde non sarebbero come Manzoni o Dante, no? Parla di argomenti. Esatto, e a proposito proprio di Oscar Wilde, so che proprio nel 2020, in collaborazione con il quotidiano Il Giornale, hai realizzato dei podcast in cui leggevi dei romanzi della grande letteratura anche internazionale. Io ho ascoltato qualcosa di Oscar Wilde, per esempio, l'altro giorno. Il fantasma di Canterville, sì. Com'è stata questa esperienza? Ma molto bella, molto bella, tanto perché ho riletto delle pagine che mi erano già piaciute, perché poi sono stato io a scegliere i 5 autori. Per l'Italia ho scelto Pirandello, erano, come dire, divisi a nazioni. Sì. È molto divertente, perché una cosa è leggere mentalmente, una cosa è tradurre in parole, cioè leggere a voce alta. Quindi sì, è stata una bella esperienza che... se riuscirò rifarò volentieri. Bene, bene. Ma senti, noi non so se sai che noi siamo siciliani, siamo un network siciliano, e a questo proposito io so che la tua nonna è siciliana, era siciliana. Come? Marsalese. Marsalese, ecco. Ma a parte, diciamo,
il DNA, c'è qualcosa di te che pensi possa essere, diciamo, afferente un po' alla cultura, alla tradizione siciliana? Beh, Anche se tu sei un milanese doc. sì, però, ma sai, il milanese doc non esiste. È vero, è vero. Se vai a scavare qualcosa, Sì. beh, la Sicilia, intanto mi piace il senso dell'umorismo. Citerei uno per tutti, Pino Caruso, da questo punto di vista. E beh, il cibo, insomma, io quando incontro un siciliano magro gli stringo la mano perché è veramente difficile essere magri in Sicilia. È tutto buono, dall'antipasto fino ai dolci, noi parliamo dei dolci, la granita, insomma, qualsiasi cosa. È un posto di grande di cultura, di civiltà, di simpatia, è uno dei vanti dell'Italia, la Sicilia, indubbiamente. Hai qualche ricordo della tua nonna? No, mia nonna non l'ho conosciuta, io ho conosciuto tutti i parenti, perché la cosa da dire è che mentre, insomma, al nord i vincoli di parentela sono un po' meno sentiti, Sì. quindi per gli altri tre quarti io non ho più praticamente, non ho nessuno, non ho cugini che frequento, e a Marsala avrò 400-500 parenti ormai, quindi ogni volta che vado giù mi presentano qualcuno, di zio Finchio, di zio Tanino, che era un figlio. Quindi i vincoli di parentela sono molto più sentiti. Sì, qui sì, è vero, è vero. Ci teniamo molto alla famiglia. Assolutamente, insomma. Per cui insomma, ci torno sempre volentieri. Quest'anno mi è mancata perché per ovvi motivi non sono riuscito a venire in Sicilia quest'anno. Spero di rifarlo. Ma quindi tradiresti la tua amata Marotta per qualche spiaggia siciliana? Beh, perché no? Ogni tanto, sai, Marotta è il posto della mia adolescenza, però la Sicilia è il posto delle mie radici, della mia infanzia, per cui si possono, insomma, ci sono almeno 120 giorni di belle giornate, ma il padre che in Sicilia cominciate a fare il bagno a aprile e finite a novembre, per cui Ad aprile, quando a sì. Marotta fa freddo posso venire in Sicilia. Esatto. Ma senti, qual è invece il tuo rapporto con i social media? Dipende, insomma, è chiaro che è una grande scoperta. Oggi hai un contatto diretto, insomma, oggi se devi dire è uscito il mio disco, oppure dopodomani suono lì, hai, nel mio caso, 180.000 persone su Twitter o su Facebook, negli altri casi 10.000 o 2 milioni di persone che sono interessate. Quindi hai, come dire, il tuo giornale. Sì. Se un giornalista scrive una palla su di te, tu hai possibilità di smentirlo immediatamente, perché le 180.000 persone che ti interessano possono sapere in tempo reale che non è vero quello che ha detto quello lì, perché ti do io la mia versione. E per contro è chiaro che i social hanno anche, danno voce a tutti, c'è molto bullismo, ci sono quelli che su una tastiera sfogano istinti repressi, cattiverie, e quello, insomma, devi cercare di non farci caso. Ogni tanto ci rimani male, però fa parte del gioco, insomma. Sì, certo, può capitare, capita insomma a tutti, capita diciamo ai personaggi noti, ma capita anche all'uomo comune, no? Di poi di essere preso di mira. Ma anche alla ragazzina che ha qualche chilo in più, insomma, sono cose Assolutamente. molto sgradevoli sui social anche. Assolutamente, assolutamente. Senti, io ti chiederei che cosa ti riserva il futuro, ma tu che sei invece una persona che sfida sempre se stesso, che insomma cerca di oltrepassare i propri limiti, questa domanda non mi sembra molto adeguata. Quindi quello che ti chiedo è che cosa vuoi prendere tu dal futuro? Ma sì, ammesso che io sia in grado di prendere esattamente quello che voglio, che non è Ma poco, sicuramente. però ma in questo momento, insomma, spero di tornare a suonare prima possibile, come tutti quelli del settore musica, spettacolo, teatro, che sono stati umiliati quest'anno, ignorati e umiliati. E non parlo tanto dei cantanti, che,
o degli grandi attori che di fame non moriranno, parlo delle centinaia di migliaia di persone che sono rimaste a casa senza neanche un cenno di solidarietà. Manca un ministro della cultura che si occupi di cultura, però insomma, al di là di questo, è chiaro che a me manca il fatto di andare in giro, stare con i miei amici, arrivare in un posto, fare le prove, mangiare la specialità del luogo e poi finalmente salire sul palco e stare 2 ore sul palco. Quindi la tua consuetudine, diciamo, ti manca. Alla fine la mia consuetudine, insomma, la cosa che è più divertente da fare delle tante che faccio. Anche perché tu sei un po' restio alle vacanze, a te piace lavorare sempre. Esatto, sì. Beh, sì, ma anche perché in realtà se noi diamo la definizione di vacanza è fare una cosa che ti faccia uscire dalla tua routine divertendoti in un posto diverso da casa tua. Questa è la vacanza e quindi in questo senso questo principio io lo applico da 40 anni, cioè faccio cose diverse uscendo da casa mia, che sia un programma televisivo, un programma radiofonico, una tournée, la promozione, scrivere un libro, insomma faccio cose divertenti, il mio accorgimento è quello di non fare la stessa cosa per più di 2 mesi. Bene, questa è la vacanza. Questo ti rende sicuramente un artista veramente a 360 gradi, una persona che vuole sempre sfidare se stesso e la vita un po' anche, no? Per poter fare tante esperienze. Sì, assolutamente. È questo, sfidare se stessi e la vita, mi sembra un'ottima definizione. Senti, un'ultima riflessione te la voglio proporre perché sei anche presidente della Nazionale Cantanti e quest'anno diciamo che per la Nazionale Cantanti è un anno particolare perché ricorre il quarantennale e in questa occasione voi avete deciso insieme alla Panini, anche loro sono di anniversario di 60 anni, di essere inseriti nel famosissimo album dei giocatori di calcio Panini 2021, quindi sei diventato una figurina. Sono diventato una figurina, recentemente ho aperto una bustina e finalmente mi sono trovato e ho scritto ho trovato me stesso. Naturalmente insomma il bambino che c'è in me è molto felice di questo, perché quando sei bambino, almeno nella mia generazione, uno sogna di fare il cantante o il calciatore. Io ho avuto la fortuna di riuscire a fare il cantante. E poi grazie a questo meraviglioso progetto benefico, stiamo per arrivare a 100 milioni di euro donati, quindi una cosa, insomma, non è uno scherzo. Però è chiaro che all'interno di questo poi ci sono delle soddisfazioni molto, come dire, di infanzia prolungata, perché poi insomma io ho giocato a pallone con Maradona, con Zidane negli stadi più belli del mondo, con Gascogne, con Zico, con tutti i grandi campioni e adesso insomma vedere la mia figurina insieme a quella di Ibrahimovic o di Lukaku, tanto per citare 2 amici tra loro, è una grande soddisfazione. Sicuramente diciamo va a coronare un po' l'esperienza che hai detto tu, no? Del giocare con grandi campioni. Ogni tanto a far del bene qualcosa di buono ti torna, questo è un grande piacere è stato. Assolutamente. Bene Enrico, io non ho che da ringraziarti per questa chiacchierata, per il tempo che ci hai dedicato. Ti auguro quello che ti posso augurare e credo che ti farà piacere è di fare tantissimi concerti per il 2021. Esatto, grazie. Guarda, se mi fossi fatto l'intervista da solo non mi sarei ricordato di tutti gli aspetti che ti sei ricordata tu, quindi grazie. Bene, benissimo. Io grazie a te, Enrico. Grazie. Ciao, a presto. Ciao.